Ho salutato tutti gli amici di Cultura Pop, gli amanti di Action Figure e Cavalieri dello Zodiaco. Oggi abbiamo con noi Saint Cloth Meet Axe, Sinews Yoga Final Bronze Cloth, un Meet Cloth con un titolo lunghissimo. Avete capito? È Crystal il cigno con armatura, quella che noi collezionisti chiamiamo V3, cioè la terza versione della sua armatura di bronzo. Questa è la confezione tutta in cartoncino, questa è la parte frontale con il primo piano di yoga, lo vedete qui, scala quasi 1 a 1, poi per come sarà il Meat Cloth, il simbolo celeste del cigno con la costellazione che vedete qua sul retro, i loghi Bandai Tamashii Nations, Bandai Namco e anche il logo di Hades e l'ogheno olografico è diventato più piccolo, che certifica il prodotto come originale e il logo ovviamente Meat Cloth EX. Questo è il fronte della confezione, questo è il fianco dove vediamo Yoga in posa. Penso che sarà poi la posa che realizzerò, quella per la vetrina. Qui il retro della confezione con l'artwork ufficiale, varie immagini, pose, anche con gli altri bronzi. Qui i ritratti nella scena della morte di Atena, dove rimangono basiti e anche un po' tristi. Infatti, dentro la confezione ci saranno anche i volti per gli altri bronze. Qui ci sono i vari volti invece di yoga e qua c'è il totem che si può creare grazie alle varie parti in plastica. Ma passiamo quindi a vedere come è fatto questo yoga partendo dal blister. Ed eccolo qua il blister suddiviso in tre parti. Questo è il primo blister, questo è il secondo e questo è il terzo. Guardiamoli uno per uno e poi iniziamo a montare il Meat Cloth. Nel primo blister è presente il cavaliere con gran parte dell'armatura, direi quasi completa. Qui c'è un elemento che ha creato parecchie discussioni nei vari forum, ma anche pagine Facebook, ovvero la colorazione dello schieniero del gambale, e pare che questa volta Bandai non ci abbia azzeccato, diciamo al 100%, perché poi lo vedrete meglio con le fotografie, ma la parte in plastica ha una colorazione leggermente diversa dalla parte in metallo. Ma porca miseria, ragazzi, ma proprio qui mi dovete cadere. E questo è il primo blister. Il secondo blister è quello che contiene lo scheletro del totem, ovvero quello che serve per ricreare l'armatura forma di cigno. Non tutto, manca una parte. Dove la troviamo? La troviamo nel terzo blister. E nel terzo blister troviamo le ali. Guardate quanto sono grandi, belle, spiegate, tutte imponenti. E poi ci sono anche tutte le mani di yoga e i vari volti e ciocche alternative. E qua i volti di Seiya, Shiryu e Shun con i lagrimoni perché è morta la dea Atena. Mannaggia, spoiler? No, vabbè, ormai è passato qualche anno. A parte questo, adesso cominciamo a fare il montaggio del totem. Io poi nel frattempo farò anche le foto, ne approfitto per la recensione, anche quella scritta che troverete allegata a questo video qua sotto. E quindi noi ci vediamo in realtà fra pochi secondi, ma in realtà per me passeranno un po' più di minuti, quindi a fra poco. Chiaramente all'interno della confezione di Sinews Yoga Final Bronze Cloth troverete sempre il libretto di istruzioni. Io vi consiglio sempre di dargli una controllata perché non è che sia del tutto scontato che sia assemblabile come pensate voi. Poi, onde evitare di rovinare un modellino, un'occhiata al libretto di istruzioni la si dà sempre, anche solo per poter apprezzare tutto il lavoro che c'è dietro la progettazione di questi splendidi modelli di Bandai e Tamashii Nations. Andiamo quindi a smontare, vediamo qui il simbolo del totem per poterci poi applicare tutti i vari elementi. Ok? Quindi ci vediamo fra poco con il prodotto già montato. E dopo qualche minuto abbiamo montato il totem di Cygnus Yoga V3 o Final Bronze Cloth, che dir si voglia, e non è proprio semplicissimo. Tra l'altro è anche molto delicato, quindi io vi ecco, infatti cascono anche dei pezzettini. Io vi consiglio di trattarlo con tutta la cura che serve perché è veramente delicatissimo. Quello che si è staccato dovrebbe essere la parte frontale appunto del diadema di yoga, però non si è rotto, si è solo staccato fortunatamente dal diadema.
E questo è quanto. Io adesso passerò a fare due fotografie e poi lo smonto e lo montiamo sul cavaliere così lo apprezziamo molto meglio. Poi lo butto subito in vetrina. Ok? Ciao. E dopo aver smontato il totem e riposto tutti i pezzi al loro posto, scusate la ridondanza, sono riuscito ad assemblare il Meat Cloth di Yoga Putre Final Bronze Cloth. Guardate che bello. In tutto il suo scintillante splendore. Fate molta attenzione a dove riponete i pezzi perché rischiate poi di non ritrovarli quando lo montate appunto a cavaliere, come è successo appunto sottoscritto. Qui vedete il noto difetto, chiamiamolo tale, ma no, dai, difetto è un po' esagerato, giusto per far polemica. Qui lo vedete bene con le luci sparate, la differenza di tonalità tra l'elemento in plastica e la parte in metallo. Non è propriamente identica. Ad esempio, si vede molto meglio la coerenza di colore tra il diadema e le altre parti in plastica. Insomma, un po' di revisione su questo Meat Cloth ci sta. Comunque, se lo notate, ha delle sfumature bluastre in tutta la cloth, a seconda di come gli batte la luce contro. Il Meat è veramente posabile al massimo. Non farò qui le pose, ma le lascerò per la galleria fotografica, se no lo devo spostare 3000 volte. Siamo giunti alla fine anche di questa video recensione. Voi non dimenticate di mettere un like, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi ogni novità di questo canale. Da Genius Yoga Meat Cloth EX Final Bronze Cloth e da Matteo è tutto. Arrivederci alla prossima video recensione. Ciao! You're driving me crazy.